questo è un progetto promozionale con due territori importanti, promissori, con identità molto radicati sul territorio, quindi due vini sostanzialmente che rappresentano due eccellenze nelle loro tipologie per il Made in Italy, decidono di collaborare, questa è un po' qui l'innovazione, diciamo, gli italiani che non sono famosi per collaborare, quindi accantonare il campanilismo e capire che non ci sono sovrapposizioni ma sono dei prodotti totalmente complementari e collaborare per fare una promozione su alcuni prodotti. Una promozione che diciamo è un po' più innovativa rispetto all'evento vero e proprio, ovvero al fatto di portare i produttori a mettere in degustazione i vini. Quindi una promozione che invece si rivolge a un selezionato di sommelier con dei seminari formativi per far conoscere questi territori in una prima fase e poi invitare gli stessi sommelier o comunque altri gruppi di sommelier a vivere il territorio di Francia Corte di Francia. Credo che questo sia un po' l'innovazione del comunicare un territorio, perché portare persone sul territorio per chi ha territori belli come il territorio del Ticino, il territorio della Franciacorte, sicuramente una carta vincente. Montalcino sicuramente a questo progetto può dare la sua esperienza internazionale. I dati 2013 confermano un trend che ormai da 20 anni è in continua salita, il margine di Ticino è molto forte all'estero. Si parla di un 70% di produzione venduta all'estero in export diretto, il 30% che è venduto in Italia, azzardo a dire che è comunque consumato o comunque esportato all'estero. Quindi abbiamo dalla nostra un forte appeal internazionale e questo è un dato significativo, perché si parte da un prodotto che ha una grande accezione territoriale, che non ha niente di globale, di globalizzato, ha questa capacità di essere percepito un prodotto importante in un mercato globale, quindi dal giapponese all'americano, dal brasiliano al canadese, in un mondo che comunque sempre di più dimostra ricchezza di cultura. Questo noi possiamo dare a Franciacorta, dai Franciacorta possiamo invece prendere questo grande appeal un consumo anche più giovanile, come noi potremo inserire la nostra seconda etichetta, ormai il rosso di Montalcino su cui stiamo investendo molto, e anche crescere la nostra performance italiana, che comunque è sempre importante far trovare i nostri prodotti anche al distributore internazionale che arriva. Okay.